Oggi, raga, viaggio a Santo Domingo dalla zia, non so cosa aspettarmi e non vorrei stare il quarto dietro una macchina perché sennò è critica. Siamo arrivati, ora scarichiamo la roba e vediamo cosa ci aspetta. Sono arrivato, si vede la povertà della periferia. Infatti, se vedete i tetti, dopo vi faccio vedere il video che ho fatto qua, vedete che sono tutti di lamiera e rimani un po', non sei abituato. Abbiamo mangiato riso, fagioli, pollo, insalata, pancino bello pieno. Ora un giretto al campo da basket, non ce lo toglie nessuno. Molto caratteristico come zona, è proprio una zona del posto qui, non è come dove ero prima o tantomeno Santo Domingo, che è totalmente diverso. È proprio una cittadina dominicana questa, che non ha avuto influenza turistica, residence, roba, no, niente di tutto ciò. E quindi bella esperienza nell'entroterra. La città si chiama Sant'Antonio de Guerra, una roba del genere. Eccoci qui, sono tornato a casa, è il giorno dopo, però ritorniamo a ciò che è successo ieri. Sono andato a Sant'Antonio de Guerra, che è una cittadina nel nord del Santo Domingo, un po' fuori, al compleanno di un mio cugino che faceva 15 anni. Io non ne sapevo niente, sono venuto a saperlo quando hanno tagliato la torta. Però è giusto così, fa parte dell'esperienza. Ho imparato a giocare a domino, ho giocato a basket con i ragazzi là del posto e ho capito che c'è molto da migliorare. Ora sono in centro città. Però lì eri fuori, non c'era la strada, era tutto sterrato, era tutta terra. E dopo ha cominciato a piovere e c'era pozzanghero ovunque. Devi stare attento a non metterci i piedi dentro, sennò fai una brutta fine. C'erano cani ovunque e anche le galline e gatti. Cioè c'erano le galline in mezzo alla strada, i cani, gatti e andavano tutti d'accordo. Cioè non c'erano cani che si mangiavano le galline, che è quello che penso io, cioè a casa mia. Se lasciavo le galline libere, il cane se lo mangiava, qui no, tranquillissimi. Poi abbiamo mangiato tranquillamente riso, pollo, insalata, cibi tipici. Adesso devo andare nella casa dei campi con mio zio, che hanno una casa dei campi. Non so cosa aspettarmi, non so dov'è. Come prima, come ieri, vi farò sapere. E ieri ero nel sedile dietro, ero il quarto nei sedili dietro. Che raga, non riesco ad abituarmi, io sono abituato a star comodo, avere il mio spazio dentro la macchina, invece no, ero stretto, strettissimo, ho provato a dormire, non ce l'ho fatta, però sono arrivato a casa ed è finita la sofferenza.